Daniele Lavia, superato il primo ostacolo, forse il più complicato, non forse il più difficile, ma il più complicato di queste finali, perché rompere il ghiaccio e sapere che se non vinci perdi tutto, forse è stato difficile, l'inizio almeno. All'inizio è stato difficile più che altro per l'emozione che avevamo, come ho detto prima. Tanti di noi, se non quasi tutti, forse magari un po' quelli più esperti, per noi è la prima volta che si giocano delle finals di una competizione così importante, di una competizione internazionale, e si è fatto un po' sentire all'inizio, però siamo stati bravi a stare lì, a mantenere lucidità, a pensare al nostro gioco, a pensare palla su palla, e questa sicuramente è stata la chiave di svolta della partita di ieri. Credo che sia i quarti, credo che siano in tutte le competizioni la partita più importante, perché comunque una volta che si vincono i quarti, poi là ti giochi comunque la possibilità di accedere a una finale o comunque a una medaglia. Siamo contenti della partita di ieri, contenti, ovviamente c'è qualcosa da sistemare, però siamo un'Italia che sta sempre lì, un'Italia che non molla mai. Un'Italia che ha un pacchetto di martelli di altissimo livello. Scrivevo l'altro giorno, erano anni che l'Italia non aveva quattro martelli, diciamo quattro primi martelli a livello tecnico, a livello caratteriale, per cui forse anche una copertura per chi gioca titolare. Allora, io non vorrei fermarmi solo ai martelli, perché comunque in tutti i reparti siamo coperti in qualsiasi caso, perché credo che sia, che oltre ad avere comunque un ottimo gruppo, chiunque entri nel momento in cui qualcuno è in difficoltà, dà il proprio aiuto, e si è visto in più occasioni, non solo il reparto martelli, il reparto centrale, il reparto palleggiatori, il reparto opposti, cioè credo che tutti a livello italiano, comunque il nostro campione italiano giochi in titolare, quindi questo sicuramente è un vantaggio per noi. L'avvento di Fefè De Giorgi, che cosa ha cambiato a livello di gruppo, inteso che lui ha portato nel gruppo, e a livello tecnico in campo? A livello di gruppo si vede, cioè nel senso abbiamo avuto un ringiovamento, ecco, nel senso che comunque quelli un po' più esperti sono andati via, all'inizio eravamo un po' titubanti, però lui ha sempre creduto in noi, ha sempre creduto nella nostra forza, nel nostro talento, e ci crede fin da ora. Fin dall'anno scorso abbiamo iniziato un processo di crescita, di cambiamento, che parte dall'europeo e finirà non si sa quando, spero il più lontano possibile. Quindi sicuramente la sua fiducia, la sua voglia di fare ci ha aiutato tanto a livello personale, a livello proprio di gruppo. Un gruppo giovane, anzi giovanissimo, se uno ragiona a livello internazionale, però un paio di anziani, che cosa comporta avere dei ragazzi tipo Ivan o tipo Simone, soprattutto, che sta sempre in campo? Sono dei punti d'appoggio nel momento difficile, vi aiutano? Ma averli con noi a disposizione, o meglio, cioè loro sono un punto di riferimento, ecco. Averli è sempre bello, è sempre positivo, perché comunque anche ieri, per dirti, Ivan è entrato a freddo e ha dato la sua grossissima mano, quindi averli con noi è un punto in più, ecco, un punto in più a livello di esperienza, a livello di personalità, a livello proprio di presenza all'interno di questo gruppo, e si fa sentire. Ultima domanda per Daniele: quest'Italia, qual è l'obiettivo di questo anno? Giocare molto bene ai mondiali? L'obiettivo di questo anno è semplice: noi guardiamo partita per partita. In questo momento ci sono le finals del UNL, dopodomani ci sarà la semifinale che ci siamo conquistati sul campo, e quindi pensiamo a questo. Ovviamente il mondiale è sempre il mondiale. L'obiettivo è il nostro percorso. Il nostro percorso, stiamo facendo un percorso, come ho detto prima, che è iniziato l'anno scorso,
sta andando, credo molto bene. Quindi noi ci focalizziamo soprattutto sul nostro percorso, sul nostro gioco.